Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in quest'ultimo esperimento della miniserie Messo a Fuoco. Oggi vedremo quello che in molti chiamano Serpente del Faraone, o altri chiamano Kraken. E consiste praticamente nel vedere come si comporta lo zucchero insieme al bicarbonato con il fuoco. È un esperimento molto interessante e molto particolare che poi commenteremo subito dopo aver visto il video. Comunque, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, in modo da rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. E non vi preoccupate, cambierà la serie, non sarà più messa a fuoco, inizieremo un'altra rubrica con altri esperimenti scientifici di altro genere, non tutti basati sul fuoco. In ogni caso, ci vediamo dopo l'esperimento. A dopo! Come avete visto,
Da un semplice piattino con un po' di sabbia, un po' di zucchero e bicarbonato è possibile evocare un serpente del faraone o un kraken dagli inferi, come preferite dire. Al di là della battuta e della metafora, comunque, è una reazione molto interessante, come avete potuto vedere, e soprattutto molto caratteristica, che ci consente di vedere in maniera abbastanza chiara e palese come avviene la reazione. E quindi è possibile osservare realmente i cambiamenti che si hanno durante tutto l'esperimento dei reagenti e quindi in breve capire che cosa accade. E come avviene questa reazione, che ci consente poi praticamente da un pugno di zucchero e di bicarbonato di ottenere un serpente del faraone di una quarantina di centimetri? Questo avviene perché riscaldandosi lo zucchero grazie alla combustione dell'alcol che era stato versato sulla sabbia, quindi la sabbia inzuppata di alcol viene infiammata tramite la combustione si ha il riscaldamento dello zucchero, che altro non fa che fondersi, spiegandolo molto semplicemente, e sciogliersi. Mentre si scioglie lo zucchero da un lato, dall'altro lato il bicarbonato rilascia anidride carbonica, sempre riscaldandosi. Queste due cose fanno sì che lo zucchero diventi sempre più filamentoso e si sciolga sempre di più, e l'anidride carbonica che viene liberata dal bicarbonato gonfi lo zucchero, e in questo modo si ha praticamente la formazione del serpente tramite sovrapposizione di zucchero sciolto che viene sospinto dal basso verso l'alto dai gas dall'anidride carbonica prodotta dal bicarbonato e in realtà anche dallo zucchero stesso nella prima fase della reazione. E questo fa sì che venga spinto progressivamente lo zucchero che si scioglie e gonfiato dal basso verso l'alto. In questo modo si ha poi la creazione, diciamo, la fuoriuscita di questo serpente del faraone. Quindi è una reazione anche abbastanza semplice da comprendere, spiegata in maniera molto pratica, ecco, breve. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto mi raccomando commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati e seguiteci sui social, che lasciamo in descrizione, insomma, i link per Facebook, Instagram e quant'altro. Continuate a seguirci e noi ci rivediamo in un'altra serie. Non più su Messa a Fuoco, a presto, ciao.